Che bello rivedervi dopo 3 settimane praticamente in cui mancava la carriera. 3 settimane peraltro in cui è uscita sul mio canale la YouTuber Summer Cup, questo torneo tra YouTuber che avete adorato e che mi ha reso veramente felice proprio a giudicare dal vostro supporto. Torneo che ha letteralmente scalato le tendenze di YouTube. Ve lo scrivevo qualche giorno fa su Instagram, dove vi ho dato anche tante nuove info. Però per il momento noi mettiamoci comodi, perché io vi avevo chiesto sotto l'ultimo episodio 3000 like per la terza stagione. Questa è stata la vostra risposta, quindi grazie anche per questo. Ora mettetevi comodi, entriamo nel mood mondiale, perché con questa maglia ignorantissima dell'Italia 2006, che ha portato tanto bene, ci andiamo a focalizzare con il nostro Belgio e ci andiamo a vivere il mondiale di Qatar 2022. Ed eccoci qui, signori, nel menu principale della carriera per quanto riguarda questo mondiale. Si parte contro il Messico in quello che è un girone, secondo me, non semplice come sembra, perché comunque sia Messico, Uruguay e Bulgaria possono essere, anzi sono, avversari di livello, soprattutto perché non conosciamo noi la nostra nazionale, nel senso che il Belgio è una squadra che abbiamo imparato a conoscere in amichevole, qualche giocatore lo abbiamo adoperato più di altri in carriera, ma non tutti, quindi i gironi, sperando di insomma passarli agevolmente, dovranno anche darci qualche risposta al riguardo. A proposito di gironi, andiamoli a conoscere un po' tutti prima di partire. Ovviamente cominciamo dalla gruppo A, Francia-Portogallo, questo mi ricorda l'europeo, manca soltanto la Germania, perché poi c'è la Svizzera e c'è la Colombia. Il nostro è il gruppo B, mentre il gruppo C è composto da Italia, Danimarca, Australia ed Ecuador. Questo è un girone interessante, secondo me Italia e Danimarca passeranno, poi vedremo. Brasile, Russia, Finlandia e Nuova Zelanda nel gruppo D, mentre il gruppo E è composto, eccola qui, dalla Germania, dalla Galles, dalla Turchia e dal Camerun. Prevedo Germania-Turchia agli ottavi, mentre qui prevedo Brasile-Russia, non ve l'avevo detto. Dopodiché Spagna, Irlanda del Nord, Stati Uniti, Costa d'Avorio. Qui secondo me la Spagna sicuramente, poi se la giocano alla pari le altre tre, vedremo poi i risultati. Questo è il gruppo G con Inghilterra, Norvegia, Cina e Sudafrica. Sudafrica che peraltro è stata dopo il Brasile, o meglio prima del Brasile, l'ultima nazione ad ospitare un mondiale extra europeo, per così dire, perché poi si è giocato in Germania, si è giocato in Russia e adesso appunto in Qatar nel 2022. Noi ci portiamo un anno avanti. Gruppo H, che è l'ultimo: Argentina, Olanda, Irlanda, Egitto. Qui, se non ci sono sorprese clamorose, se la giocano alla pari per il primo posto Argentina e Olanda. Tra l'altro vedo dal calendario che sarà poi la sfida che chiuderà il girone, quindi presumibilmente arriveranno a 6 e se la giocheranno lì. Però vedremo, noi non facciamoci troppi calcoli, partiamo. Ma prima ancora, questa sarà la nostra formazione titolare, quindi 4-2-3-1 in stile Monaco. Ho dato delle indicazioni più o meno a tutti i giocatori: Courtois tra i pali, De Nayer, Alderweireld in difesa con Meunier e Bolingolin Bombo sulla sinistra, Witzel e Tielemans a guidare il centrocampo, con Doku, De Bruyne che si è preso la fascia, era di Hazard ma ho preferito darla a lui, con Hazard largo a sinistra, con Lukaku unico terminale offensivo. Vi mostro anche la panchina, che è questa qui, con Mignolet, Donker, Nainggolan, che tra l'altro nella realtà torna in Belgio a giocare all'Anversa, ma di questo parleremo prossimamente. Verschkaren, Hazard, Batshuayi e Mertens. Direi che insomma dal punto di vista qualitativo ci siamo. Ora però testa al Messico, perché comincia il nostro mondiale. Negli ultimi anni il calcio belga è esploso, è cresciuto tantissimo, e questo viene rispecchiato da due fattori. Uno è chiaramente la prima posizione nel ranking FIFA, nonostante manchi quella vittoria importante a livello mondiale anche per quanto riguarda la nazionale, che però è un'altra fotografia, la seconda, perché è formata da un mix di giovani talenti e grandi campioni. Belgio contro Messico, comincia il nostro mondiale per cercare quella vittoria internazionale.
può arrivare. Tocco centrale, chiude Alderweireld. Serve Tieleman, riparte il Belgio con Doku. Vuole accendersi l'ex talento dell'Anderlecht, attualmente in forza al Nizza. Trova De Bruyne, parte dentro Doku. Morbido, servito perfettamente in area. Doku, destro! Subito da parte di Jeremy Doku per il vantaggio del Belgio. 1-0, si sblocca così il nostro mondiale con il talento del 18. E quindi Mounier nello spazio per Tieleman. Può salire il giocatore dell'Leicester, trovare Lukaku. Parte anche De Bruyne, palla che arriva perfetta per lo scavetto di De Bruyne. Che gol ha fatto Kevin De Bruyne! 2-0 al quarto d'ora, è già un grande Belgio. Parte ancora il Belgio con Tieleman's, larghissimo Hazard, dentro Lukaku, non difende nemmeno il Messico, può correre Big Rom, uno contro uno di Lukaku che apre il piatto e sbaglia. Incredibile errore di Lukaku, non ci posso credere, la messa di precisione e la messa sul fondo, pazzesco. De Bruyne, Witzel, sta partendo Hazard, per il momento la porta Alex Dortmund. Poi dentro per Lukaku, anche Tieleman's nello spazio, taglia bene il giocatore dell'Leicester che viene chiuso. C'è Lukaku, guarda Doku, lo serve in area, Doku calcia ancora morbidamente, 3-0, anche doppietta per l'ex Anderlecht, è un grandissimo Belgio. Mounier, vicino Tieleman, solo Doku che può andare verso l'area di rigore un'altra volta e guardare in mezzo perché sta arrivando come un treno Lukaku, servito! E questi sono i suoi gol! Big Rom si sblocca, poker del Belgio! Movimento di Nainggolan. Sta arrivando ancora Hazard, si passa da Molingo lì che si è proiettato in avanti. Witzel, Lukaku, c'è anche Mertens, servito! E arriva anche il gol al volo col destro di Dries, Ciro, Mertens, manita! Che inizio di mondiale! Finisce così, 5-0 per un grandissimo Belgio. Attenzione adesso a farci strane previsioni, perché l'obiettivo lo conosciamo, non che diventi scontato, perché altrimenti prendiamo qui una bella sciabolata. È un qualcosa che non ci piace, però come esordio sicuramente va sottolineata la grande prestazione di questo ragazzo che ha trovato due gol, ha fatto anche l'assist per il gol di Lukaku, ha segnato Mertens, ha segnato Romelu, hanno segnato un po' tutti, lui si è frizzato come avete visto in modo poco bello, ma questo è FIFA e lo amiamo per questo. 5-0 adesso, testa alla prossima. Il livello della posta in palio si è già alzato rispetto all'esordio per l'avversaria e per quello che potrebbe accadere. Vincere significherebbe passare il turno da primi, fondamentale per quella che sarà la fase ad eliminazione diretta. Forza Belgio, non abbiamo ancora fatto nulla. Palla ricevuta ancora dalla numero 7 che chiama a sé Gomez, difende, poi va dentro il pallone che passa, Molingoli ha chiuso ma non rinvia bene, quindi Bentancur, Pellistri in area, va sul sinistro, cerca spazio per calciare, lascia lì Courtois, subito decisivo, ma subito molto bene l'Uruguay. Tieleman, Witzel dentro ancora per De Bruyne, cerca una giocata alla Pellegri, doppia di De Bruyne, gli riportano via e quindi può anche cercare il destro. Sareda, che giocata di Kevin De Bruyne. Rodriguez, 12 nel secondo tempo, occhio a Waller, controllo, chiusura, non basta. Eh no, non basta perché c'è fallo di mano e allora calcio di rigore al minuto 13 del secondo tempo. La colpita con il braccio sinistro Mounier sul controllo volante di Waller che lo voleva saltare, ma io in realtà non ho visto la mano, ho visto più petto che mano, poi sicuramente la tocca dopo anche se il regolamento dice altro, ma va bene, calcio di rigore per loro. Alto! E aveva anche intuito Courtois l'errore di Gomez,
che fotografa la partita dell'Uruguay. Ghiotte le occasioni, ottima la prestazione, manca qualcosa, approfittiamone, perché questi sono segnali, ragazzi. Kevin De Bruyne, Lukaku, sale dopo a destra, la porta Romelu, alla sua maniera, spacca in due la difesa, fortissimo, ancora Sareda. Occhio al corner di De Bruyne, arriva De Nayer di testa e colpisce, ma la mette sul fondo. Adesso spaventiamo anche noi. Valverde, Olivera, ancora in verticale, Rossi la tiene bene in campo, poi crossa e l'Uruguay in vantaggio con lo splendido gol al volo di Rodriguez, 1-0 al 74esimo. Eccolo Thorgan Hazard, primo pallone toccato, si sovrappone subito con l'Ingoli, di ritorno per il giocatore del Dortmund che trova dentro Verschkaren. Occhio agli ali, va sul destro, Verschkaren! Un bolide, ma largo. Il primo squillo del giocatore del Monaco. Torreira trova un corridoio centrale, Pellistri. Occhio all'assist, Meunier. Poi Courtois allontana, siamo già nel recupero. Palla a cercare Hazard che deve colpire, colpisce per Lukaku. Occhio che ha preso il pallone Lukaku. Lukaku in area, guarda Doku, lo serve! Il pareggio del Belgio al 92esimo. Un gol pesantissimo, pesantissimo, che ci tiene in testa al girone. Al termine di una partita sofferta e che l'Uruguay avrebbe ampiamente meritato di vincere, considerando anche l'occasione sul rigore, ma poi la qualità del Belgio esce nel finale. Torre di Hazard, controllo di Romelu, carro armato Lukaku e assist freddo sotto porta per Doku, che fa 3 nel mondiale, è capocannoniere. E finisce 1-1, è una vittoria questa per il Belgio, perché è vero, non sappiamo ancora se chiuderemo il girone primi o secondi, lo sapremo dopo i prossimi ed ultimi 90 minuti, quindi vi dirò, la simuliamo, la seguiamo ma la simuliamo, la terza partita, e vediamo che succede contro la Bulgaria. Comunque sia, dai, perché le squadre di Marconi non muoiono mai. E adesso la situazione è delicatissima, perché siamo primi sì, ma a più uno sul terzo posto, che significherebbe uccelli senza zucchero sostanzialmente. Quindi battere la Bulgaria è fondamentale, e ci sembra anche scontato perché ha perso entrambe le partite, prima contro l'Uruguay, poi contro il Messico. Però non lo è, non lo è, perché adesso simuleremo la partita, poi eventualmente entreremo in campo e capiamo un attimo che succede. Ci siamo, è cominciata la terza ed ultima partita del girone. Occhio qui, non ci credo. Siamo sotto 1-0 all'undicesimo. Io aspetto un attimino, perché do fiducia ai ragazzi. E faccio bene a dare fiducia ai ragazzi. 1-1. Il pareggio di Lukaku. Adesso Kevin! De Bruyne! La ribaltiamo! 2-1 al 62esimo. Io mi ero dato come scadenza 65esimo per entrare in campo. Adesso il joystick comincia a posarlo, che siamo avanti noi. Ma magari la chiudiamo anche, no. Però rimaniamo lì in attacco. Adesso con Kevin che la chiude e ci porta agli ottavi. Il giocatore di maggior qualità, secondo me, che abbiamo in rosa, Kevin De Bruyne, per il 3-1, finisce qui, perché ogni tanto fa anche bene dare fiducia ai ragazzi. Vince l'Uruguay, quindi per me era fondamentale in chiave primo posto vincere, ma saremmo passati anche perdendo, perché il Messico appunto aveva perso la sua partita. Adesso però sono curiosissimo di capire chi affronteremo nella prima sfida ad eliminazione diretta. Beh, che dire, non potevamo chiedere di meglio probabilmente, perché giocheremo contro i campioni del mondo in carica, ma soprattutto contro la squadra che ci ha eliminato, cioè ha eliminato il Belgio nel 2018 in Russia in semifinale. E quindi si riparte così, con un ottavo di finale clamoroso che sa quasi di finale, perché sarebbe stato bello, non vi nego, provare quantomeno a prenderci una rivincita contro la Francia proprio in finale, poi da italiano, lo sapete. Questo comunque tutto il quadro degli ottavi. Due si sono già giocati e purtroppo la nostra di nazionale è uscita 3-1
contro il Brasile, ha vinto invece il Portogallo 2-1 contro l'Uruguay. Sarà Germania-Spagna, un'altra semifinale storica nel 2010 in Sudafrica. Sarà Inghilterra-Olanda su un altro campo, dalla nostra parte del tabellone invece, diciamo, meno spettacolo. Se fosse così, quindi da una parte tutte quelle che abbiamo visto e da una parte le nostre, cioè come nella realtà, ma su FIFA ogni volta si risorteggia, allora ci dice anche benino, tra virgolette, se passiamo contro la Francia. Se passiamo contro la Francia. Perché Finlandia-Danimarca, Stati Uniti-Turchia, Argentina-Norvegia non sono comunque le partite che troviamo da quest'altra parte del tabellone. Vedremo, vedremo, perché prima bisogna pensare alla Francia ed evitare di uscire, perché altrimenti poi tutti i nostri bei discorsi vanno a farsi benedire. È stata la semifinale del mondiale in Russia nel 2018, è probabilmente la gara e l'incrocio tra le due squadre maggiormente talentuose in tutto il mondo. Sicuramente oggi è un ottavo di finale, una gara secca, Belgio contro Francia! Tillemann viene pressato e perde subito il pallone. Ikoné, occhio che parte fortissimo la Francia, è subito superiorità numerica. Ikoné è tornato miracolosamente al Alderweireld. Frena e trova Tillemans, vicino c'è De Bruyne, occhio all'1-2 che si chiude adesso, in area, Tillemans, destro! Largo credo di nulla. Che grandissima occasione per il Belgio, anche perché non ne avremo tantissime. E loro invece, vista la tanta qualità che hanno davanti, ci faranno male. Ikoné, occhio a Griezmann di prima, manda in porta Pogba, è lento Witzel, un po' meno De Nayer, lento soprattutto Pogba però, che cerca il secondo palo e Coman porta avanti la Francia. Minuto 9, detto fatto, hanno qualità e forse segna il meno atteso, dobbiamo dire con grande chiarezza anche questo, perché c'è Griezmann, c'è Mbappé, c'è Pogba che ha fatto l'assist, c'è il gran gol al volo di Kingsley Coman. Quello del vantaggio della nazionale francese contro la squadra del CT, che la Francia e il campionato francese li conosce molto bene. Poi altro rilancio buono per Mbappé che va da Griezmann e lo trova. Torna Bolingoli, ma Griezmann tiene il pallone con la calamita. E quindi Coman messo in movimento da Mbappé. 29 in corso, palla per il 29, indietro da Mendy. E cerca di saltare e salta Meunier, poi Mbappé si gira e trova De Nayer che respinge. Mukiele però, dentro da Griezmann, siamo lenti, bloccati, Griezmann sinistro, 2-0. Per una Francia che ci sembra semplicemente più consapevole. Mbappé, lo rincorre Tillemans. Velocissimo Mbappé, guarda dentro Griezmann, è anche defilato, corre, va sul sinistro, poi Coman! E adesso si mette malissimo, 3-0 per la Francia, al 37esimo, è una lezione di calcio, questo dice il risultato. Vicino Lukaku, va De Bruyne, è zona tiro, poi si chiudono loro, apertura per Doku, è un buon pallone dentro Lukaku, Doku, De Bruyne, fuori ancora su Witzel. Poi Hazard, Lukaku di ritorno per Hazard, non esce, il portiere arriva! Il gol di Eden Hazard, 3-1! È un gol che deve suonare la sveglia in casa Belgio. 4 all'intervallo, meno 2. La porta per il momento Kevin, guarda Doku e lo serve adesso perfettamente in area. Doku, guarda Lukaku, sinistro! È 3-2! 3-2! Il Belgio è vivo! Il Belgio è vivo! Al tramonto del primo tempo, meno uno. E se usciremo, sarà sputando sangue, come sempre.
Griezmann. Lascia Mbappé, occhio che è al limite ed è un fenomeno. Va sul destro, lo aspetta De Nayer. Gli tocca il pallone ma tocca anche la gamba. E quindi è calcio di punizione. Sul pallone Antoine Griezmann. Adesso sono in due. Non va Griezmann. Va Coman sulla linea De Nayer. Meunier. Sui piedi di Doku. C'è il movimento di De Bruyne. Doku la porta. Poi orizzontale Witzel. Secondo me c'era fallo su Jeremy. Ma intanto c'è tanto campo per il Belgio. Hazard. Aspetta De Bruyne. Poi cambia passo. Lo fa bene. Per andare fino in fondo. Hazard. Magnan. Nega la doppietta. Ma soprattutto il 3-3. Fuori Witzel. Dentro Lukaku. Witzel. Hazard. Boulingoli. Ancora per Hazard. Che cerca il destro-sinistro, va sul destro, lo finta più volte, lascia poi fuori il pallone, c'è Doku solo in area, Doku! Sul fondo! E qui forse bisognava urlare più Goku che Doku per fare 3-3. Nainggolan, appena entrato al posto di Tielemann, guarda De Bruyne, lo serve, occhio a Lukaku che taglia, servito adesso in area, Lukaku! Lukaku Magnan! Lukaku Magnan! Incredibile! Due volte Magnan! Illegalmente Magnan! Aouar. Ci stiamo aprendo. Coman. Lascia lì il pallone di ritorno. Alderweireld. Su Doku. Girati e dalla. Nainggolan. Witzel. Dentro c'è Verskaren. Witzel difende il pallone e trova Batshuayi. L'inglese di lui. A rimorchio Doku. Servito bene. Occhio a Doku. Guarda Witzel. Lo serve. In area. Witzel. Witzel. Witzel Magnan. Ma non è possibile. Non è possibile. Ha fatto anche la finta per metterlo seduto. Siamo al 90esimo. Ultima azione forse per il Belgio. Ultima azione per il Belgio che può essere buona. E ci piace. Corre Hazard. Servito da Batshuayi. In area. Hazard. Fino in fondo. Hazard! 3-3! Contro tutto. Contro tutti. Pure FIFA. Perché le squadre di Marconi non muoiono mai. Una rimonta storica alla Francia, uno schiaffo a un gioco fatto male e ad un portiere che ha preso di tutto. Come minimo ce la giochiamo ai supplementari, come minimo. È la seconda rimonta in questa carriera da 0-3 a 3-3, ma sicuramente la prima fu storica, perché insomma è anche impossibile, no? Ok, la mettiamo al secondo posto questa rimonta. Se la giocano perché la prima fu dall'80esimo al 90esimo tre gol. Questa è stata in 90 minuti, più ampia, ma è un ottavo di finale di un mondiale. È un Belgio-Francia e soprattutto è un Fede Marconi senza voce, senza Ben Yedder che è nella Francia e quindi oggi potenziale avversario. Devo dissetarmi prima dei tempi supplementari che ci siamo però ampiamente meritati, ragazzi. Anche se occhio ai loro contropiedi, occhio a Ousmane Dembélé. Deve essere ancora nella terra di nessuno De Nayer. Corre Dembélé. Forte al centro De Nayer. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Francia. Corner di Pogba. Mamma Courtois. Gatto Courtois. Verskaren. Batshuayi. Boulingoli. Batshuayi al centro. Arriva il cross. Secondo palo Magnan. Pallone orizzontale per Aouar. Dentro ancora da Kanté. Poi Dembélé che ce l'ha sul mancino. Occhio. Occhio anche a Martial. Alderweireld. E poi il gol di Dembélé. Il gol del 4-3. La palla gli è arrivata precisa sul sinistro. E per lui è come un calcio di rigore. Peraltro da quella posizione. E se ci abbiamo già provato ci riproveremo. Ma chiaramente è molto complicato adesso. Molto complicato. Mertens. Nainggolan. Cerca e trova Batshuayi. Va dentro Verskaren. La palla passa, occhio a Verskaren. Verskaren. Verska. Sul fondo. Sarebbe stato poetico. Guardate Mister Marconi che se l'è cresciuto al Monaco. Le finte,
cross, Kanté, Courtois, 119, forza, rapidi, De Nayer, subito verso Witzel, un buon pallone, sta andando Verschkaren e sta andando Hazard, che ama correre nel finale, lo fa anche adesso, guarda in mezzo dove per il momento non c'è nessuno, calcio d'angolo, per il Belgio, al 121, un'ultima preghiera, angolo di Hazard, esce Magnan, la prende, poi la raccoglie Verschkaren e lento Batshuayi. È scaduto il minuto di recupero e finisce qui. Finisce qui. La Francia vola ai quarti di finale del mondiale. Il Belgio torna a casa. Il cammino si conclude. E si conclude in modo... sì, un pochino doloroso, ma con grande onore. È stato un onore giocare, è stato un onore commentare, è stato un onore mostrarvi questa partita, perché abbiamo dato il cuore e non c'è andata bene. Ma io credo che le cose non accadano a caso e credo che il fatto che siamo usciti con la Francia significa sicuramente che era la più forte, no? Però ci siamo usciti contro Mbappé, siamo usciti contro un pezzo di Paris Saint-Germain. Lo stesso che ci ha battuto in finale di Coppa di Francia, lo stesso che sarà di nuovo nostra rivale nel nuovo campionato. E allora, visto che ultimamente non c'è andata benissimo con i risultati, mi rifaccio a quello che disse Jürgen Klopp una volta: io non sono un perdente. E quando non sei un perdente, la differenza sta proprio nel non abbatterti dopo una sconfitta, ma nel continuare a lavorare nonostante le tante sconfitte per dimostrare di essere un vincente. È quello che faremo in questa terza stagione, che inizia qui, adesso, da questa partita. E poi vediamo come si concluderà. A presto, ragazzi. Ci vediamo in settimana.